Ciao ragazzi, come state? Io sono Stefano e questo è un nuovo vlog. Nell'episodio di oggi andrò a raccontarvi la mia ultima settimana, dove vi farò vedere come ho realizzato l'albero che si vede qui dietro alle mie spalle e vi farò vedere che cos'altro ho fatto in questi giorni. Per iniziare la settimana alla grande, ovviamente mi riferisco alla settimana passata, perché voi lo state vedendo nel futuro, ma in realtà parlo della settimana scorsa. Ho iniziato col montare proprio l'albero e ci ho fatto un piccolo timelapse. Dopodiché volevo iniziare subito col mettere le lucette, ma quando sono andato a provare le luci c'era una catena che si era fulminata e dato che era la catena più importante, quella più grande che poi fa la spirale di tutto l'albero, ho dovuto rimandare il tutto, così sono uscito e sono andato a procurarmi una nuova catena. Il giorno seguente ho iniziato a mettere tutte le lucette ed è stata una sfacchinata, una piacevole sfacchinata, perché forse non sembra, ma è veramente grande l'albero e per mettere tutte le luci bisogna fare 10.000 giri attorno, sì. Dopodiché ho iniziato a mettere le palline di Natale e anche qui altro timelapse. Lo so, per questo video ho avuto la mania del timelapse, però credo che era il modo migliore per farvi vedere un po' tutto quello che ho fatto. Ok, dopo ore ormai che mettevo le palline di Natale, mi chiama il mio amico Roberto e mi dice: ciao stai, senti, a Pacentro ci sono i mercatini di Natale, che dici se andiamo a vederli? Io come al solito ho colto l'occasione al volo, ho messo lo zaino fotografico in spalla e siamo partiti alla volta di Pacentro, dove ho realizzato questo video che lanciamo adesso. Eccoli, abbiamo appena finito una super salita allucinante, abbiamo lasciato la macchina giù al parcheggio, adesso stiamo andando su al paese per vedere i tradizionali mercatini di Natale di Pacentro. Allora, dei mercatini di Natale... Non mi è piaciuto. No, vabbè, dai, la mia... No, dai, sono belli. Sono belli, però niente, non mi ha colpito niente in particolare. Però un giretto, se siete in zona, fatecelo. E noi torniamo a Sulmona. Ciao. Ciao, ciao. Sono arrivato a Sulmona, adesso vado a raggiungere degli amici che non vedo da molto, molto tempo. E mi presento con la videocamera, vediamo come reagiscono. Ciao. Entrando adesso a casa, sento veramente a pezzi, un'allergia pazzesca, non so se si vede, sto veramente male. Al ritorno, come avete già visto dalla clip, mi sono visto con degli amici che non vedevo da parecchio parecchio tempo. Ci siamo intrattenuti così per un aperitivo e siamo rimasti un po' in giro. Dopodiché, come avete visto, sono tornato a casa
ed ero conciato veramente male, perché il pomeriggio sul tardi ha iniziato a prendermi un'allergia fortissima, non si sa cosa, forse agli acari della polvere, non lo so, perché ho diverse allergie purtroppo, e quindi quelle sono le condizioni finali. E niente, io spero che questo video vi sia piaciuto, magari fatemelo sapere lasciando un like o un commento sotto il video. Vi ricordo che nella descrizione del video trovate tanti link utili e informazioni su come giro i miei video, quale attrezzatura uso, i miei social e tutto quanto. Se non siete ancora iscritti al canale, iscrivetevi e noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao!